passeggiando per Trepuzzi mi è venuta voglia di dolce e non potevo che fare una tappa da Rodolfo. Ciao Rodolfo! Ciao Isabella. Come stai? Benissimo, te sempre in forma. Dalla pasticceria Zampino? Dalla pasticceria Zampino. Non potevo non passare. Eh certo, ti stavamo aspettando. Mamma mia, questo è il regno della bontà. Troviamo qui davvero di tutto, dai dolci freschi fatti quotidianamente, ai biscotti che si possono consumare a colazione nell'ora del tè, le crostate, i bignè. In questo periodo, Rodolfo, siamo in pieno autunno. Beh, che cosa ci hai preparato? Ti ho preparato innanzitutto una bella crostata di cotoni, mele cotogne. Descrivici tutti i prodotti che hai preparato qui per noi. La cotognata, iniziando ovviamente, certo, da quella che hai citato, iniziando la cotognata. Regina del momento. La cotognata leccese, la tipica cotognata leccese, sì. E poi in alto a sinistra ti ho fatto una crostata di ricotta, che è questa e fondente, qui. Sì, bella calda e ancora calda. E ricotta poi, e fondente. Poi assaggiala i dolci. Certo, dai. Io non vedo l'ora. Intanto la facciamo un pochino Rodolfo, raffreddare. Chi mi conosce bene sa che vabbè, io amo mangiare, ma i dolci sono la mia vera passione, per cui sono nel posto giusto. Poi non può mancare naturalmente la torta pasticciotto. Che no? Meraviglia, un grande classico. La faranno tutti, però dico dai, certo, non può mancare. Assolutamente. Come dicevo prima, è la giornata delle mele cotogne, per cui non può mancare la crostata di marmellata. Ah, quindi questa è una classica crostata di marmellata, sì, che si presta, che si può consumare sempre a colazione, come coccola pomeridiana, sempre. Noi del Salento siamo famosi per la pasta di mandorla, no? Quindi non possono mancare le paste di mandorla. Tutte le nostre paste di mandorla. Le cartucce di pasta maddalena, sì. Buonissime. E i ventagli. E poi ancora qui grandi classici della nostra tradizione. Con cotognata e pasta di mandorla all'esterno e una vellutata di zucchero al cioccolato sopra. E poi ancora altri pasticciotti, i nostri... Sì, alla marena, i frollini. I nostri frollini, sì, il dessert, biscottini da tè. E poi mio figlio Ivan è specializzato con le cake design, ti ha preparato. Che bella! Una cake design autunnale. Autunnale, che meraviglia! A tema autunno. Beh, adesso la pasticceria si evolve, no? Sì, anche la pasticceria si evolve, quindi. Bisogna dire il tradizionale, che certo, non deve mancare. Mai. Ma migliorarlo anche con l'innovativo. E in questo caso. Mio figlio è specializzato sulle cake design. Beh, sono molto richieste soggetti, in occasioni, sì, particolari, sì, forse. Cosa vi chiedono? Cosa chiedono al tuo figlio? Beh, di tutto. Di pupazzi, torte con. Di tutto e di più. Ma oggi andremo a parlare praticamente del mostacciolo, che è un dolce proprio tipico. E questo salentino, qui? Sì. Guardate un dolce qui. Tipico salentino. Ma questo è un maxi mostacciolo. I nostri mostaccioli qui a Trepuzzi. Li facciamo specialmente noi e sono rinomati. Mamma mia! E non devono mancare. Poi hanno la loro storia, sono di tradizione. Beh, e poi per il periodo, con i primi di ottobre, che sono praticamente la festa dei nonni, non poteva mancare un dolce antico, presentare un dolce antico per loro, no? Beh, un dolce antico che preparavano le nostre nonne, che ovviamente sì, nonne ancora preparano. Pensa che questo dolce talmente tanto antico che è stato praticamente durante un periodo di carestia fu servito da un monaco a un paese limitrofo e da lì è nato il mostacciolo, che diciamo che è un dolce povero ma non è tra i più saporiti, come molto spesso succede, no? Eh sì, è a base di cioccolato ma poi è pieno di spezie, di profumi. Sì, adesso te li mostrerò di là. Me li mostri? Certo. Ma perché li stai facendo i mostaccioli? Proprio in questo momento. Allora li andiamo a fare insieme? Certo. Basta che poi dopo me lo fai assaggiare? Ok. Allora andiamo. Non siamo soli? No, questo è mio figlio, Francesco. Tuo figlio Francesco che detto ti dà... Detto Checco, gli dai una grande mano. Sì, specie quando le cose stanno in alto e lui... Perché? Sì, mi dà una mano. Allora, Rodolfo, qui abbiamo tutti gli ingredienti necessari per realizzare i nostri mostaccioli. Da dove si comincia generalmente? Generalmente si comincia dalla farina e dallo zucchero. Certo. E facciamo la base, no? Poi gli aggiungiamo il cacao. Sì. Abbondante pasta di mandorla. E abbondante anche mandorle tostate. Sì. E poi passiamo agli aromi. Gli aromi naturalmente sono la cannella che non può mancare, sì.
i chiodi di garofalo. Non possono mancare anche i chiodi di garofalo. I chiodi di garofalo proprio a fianco alla cannella. Questi adesso sono a frutto. Sono a frutto, ma noi li macineremo, li faremo a polvere. Certo. E li inseriremo nell'impasto. Ok. Le uova e le scorze d'arancio. Scorze d'arancio candita. Candita, sì. Perfetto, quindi tutti questi ingredienti, con tutti questi ingredienti noi realizziamo l'impasto. L'impasto. Lo faremo a cubetti, lo schiaccerà, gli metterà il ripieno, perché comunque non è solo pasta di mostacciolo, ma faremo un ripieno di pasta di mandorla e cubetti d'arancia. Ah, quindi ecco perché sono dei mostaccioli maxi. Perché sì, all'interno c'è la sorpresa. È il ripieno, c'è la Caspita, sorpresa. Questo non l'avevo compreso, quindi saranno dei mostaccioli ancora più buoni. Ecco, dopo aver fatto i cubetti diamo la forma necessaria per poi poter mettere il ripieno. Rodolfo, questa è la pasta di mandorla con la frutta candita, la nostra arancia candita in questo caso, e poi li chiudiamo, le farà al rombo e diamo la forma classica dei nostri maxi mustaccioli. Mamma mia, il profumo dei chiodi di garofano, la cannella, sì, l'arancia candita qui mi fa veramente Ma pensa, confondere. Quando praticamente vengono cotti, che escono dal forno, sprigionano un'esplosione di profumo. Forse è davvero uno dei dolci più speziati, più profumati. Sì, esatto. Perché ricco di spezie. Ecco sì, qui. È un sapore molto deciso, molto certo, antico. Allora, dopo aver dato forma ai nostri mustaccioli, chiaramente vanno infornati, sì. Come li inforniamo? Per quanto tempo? La cottura com'è? La cottura è per 15 minuti, è un forno medio di 170 gradi. Rodolfo, tu sei nato pasticcere? Beh, io sono l'ultimo di 9 figli. Piccolo? Sì, il piccolo di casa. E passavo molto tempo insieme a mia madre in cucina. Pensate, 9 figli. Certo. Passavano intere giornate a cucinare. E da lì ho preso l'entusiasmo di cucinare, della cucina. Quindi poi, è nato in famiglia. Sì, queste belle crostate che faceva mia madre, che praticamente coprivano tutta la tavola. Beh, perché eravate tanti, quindi bisognava fare sì, delle super crostate. Quindi non mi è stato difficile dopo la scuola iniziare. Quindi ti sei buttato sì, in questa... Mi è stato facile cadere nella farina, insomma. Ecco. E quando hai capito che quello della pasticceria sarebbe stato il tuo mestiere poi? Perché un conto magari noi iniziare a realizzare qualcosa. E quando hai capito che volevi da proprio... Subito. Ah, da subito. Da subito. Anche se non ti nascondo che questo lavoro toglie molto anche a livello, diciamo, l'aspetto umano, no? Ti fa lavorare delle festività, però dai, vuoi mettere di fronte a un complimento di un cliente. Certo, ad un cliente che ti sceglie che per ti una sceglie, ricorrenza importante, certo, vuol dire no, anche fidarsi del prodotto. Infatti noi facciamo prodotto, anche catering per quanto riguarda i matrimoni. Certo, questo è un passaggio importantissimo, Rodolfo. Sì, è un passaggio importante, noi adesso lo spalmiamo di glucosio, che serve ad attaccare sulla pasta del mostacciolo. Ah, ecco. E poi servirà, dopo che faremo il secondo passaggio, a farlo mantenere lucido a specchio. Ah, ecco perché. Perché il secondo passaggio noi gli metteremo poi lo zucchero fondente al cioccolato. Ah, quindi quello zucchero fondente al cioccolato, che diventerà lucidissimo, rimarrà sì, lucidissimo. Grazie al glucosio che noi gli mettiamo. Al glucosio che stiamo mettendo, perfetto. E adesso gli facciamo l'ultimo passaggio, no? Gli spalmiamo sopra lo zucchero fondente al cioccolato. Mamma mia, raga, non potete immaginare che esplosione di profumi che c'è qua dentro. Vedi come rimane bello a specchio? Lucidissimo. Lucidissimo, sì, quello grazie al glucosio che si applica come primo passaggio. Ecco qui, ecco perché. Adesso aspettiamo un paio d'ore che si asciughino, certo, e poi li metteremo esposti fuori. Ah, quindi li lasciamo così riposare sì, un paio d'ore, li mettiamo dove vogliamo e li possiamo mangiare. Certo. In queste dove due io che faccio? Passaggio tutto il resto. Esatto.
assaggerai tutto il resto, dai, c'è anche del buon gelato. Perfetto. Eccoci qui, intanto ci è raggiunto un altro elemento fondamentale. Non può mancare. Della pasticceria Zampino. Sono tre operai messi insieme, chi me la tocca? Lei fa per tre, vero? Certo. Antonella, come tua sempre. Moglie. Ben trovata, Antonella. Grazie anche a lei. Lo dobbiamo distruggere. Ma io è solo la persona giusta. Lo tagliamo così vediamo anche l'interno. Raramente sono così felice, Guardate qui questo mostacciolo con la pasta di mandorla all'interno. Io ho il sospetto che sarà veramente una delizia. Non mi cadere. Penso di dover assaggiare ancora. È andata? Promossi? Accendiamo allora. D'altra parte, per assaggiare il mostacciolo così buono, ripieno, come hai provato adesso, devi venire direttamente a Trepuzzi. Per forza qui? Certo, perché è personalizzato. Non lo troverai da un'altra parte. Qui a Trepuzzi lo fate solo voi? Sì. Così sì. Rodolfo, Antonella, in questo mostacciolo c'è veramente... ci sono un sacco di ingredienti e li abbiamo visti insieme. È davvero un trionfo di profumi, di gusto particolarissimo, ma c'è un ingrediente fondamentale che io ho compreso subito appena ci siamo incontrati, ed è l'amore. L'amore con il quale ci avete raccontato la ricetta di questo mostacciolo e che mettete ogni giorno quando aprite la serranda di questa pasticceria. Per cui è questo che rende davvero questo mostacciolo e sicuramente tutti i prodotti di questo luogo unici. Grazie. Così come unici siete anche voi. Grazie mille. Grazie per averci aperto le porte di questa attività. Noi adesso ci mangiamo questo mostacciolo, ma poi assaggeremo tutte le delizie che preparate per tutti i vostri clienti ogni giorno. Grazie. Grazie di cuore. Grazie. E viva la pasticceria Zampino.